Che importanza riveste il giorno della memoria, soprattutto per le giovani generazioni? Beh, è un monito ricordare quello che è stato l'esperienza più tragica degli ultimi 100 anni della nostra storia, è un monito a rapportarsi al mondo in un modo democratico, di rispetto e non di violenza, è un monito contro il razzismo, è un monito contro l'antisemitismo, è un modo anche per ricostruire questa storia e cercare, perché non deve essere solo memoria, ma la memoria si fonda sulla storia. Cioè, se non si sa quello che è successo, che cosa ricordiamo? Ecco, ma ricordare serve quindi anche a capire quello che è Ricordare serve successo. innanzitutto a capire e a ricostruire al di là delle approssimazioni e poi a capire anche il senso della memoria, perché dobbiamo ricordare, cosa ci servirà nel futuro ricordare. E i giovani come reagiscono? Ma di solito se sono preparati dagli insegnanti sono molto molto attenti e reagiscono bene, dipende perché se poi non hanno dietro niente, nessuna preparazione scolastica, ovviamente sono disattenti. Quindi mi è capitato in alcune occasioni nella stessa scuola di avere un'iniziativa con ragazzi molto preparati e una il pomeriggio con altri che volevano, le insegnanti volevano metterceli a tutti i costi, ma non avevano preparato niente ed è stato un disastro. Quindi diciamo che la scuola ha anche una responsabilità pesante in Certamente, questo secondo senso. me ha la responsabilità di insegnare la storia, prima ancora che insegnare la memoria. I venti di destra che stanno spirando in questo momento sono preoccupanti? Secondo me, ed è quest'anno forse la prima volta che lo dico e lo penso, sono molto preoccupati. Perché il razzismo è l'humus di tutto quello che è negativo, che c'è stato di negativo, che ci può essere di negativo. Razzismo, qualunquismo, populismo, fascismo e nazionalismo. Mostri che stanno rialzando la testa.